Didier, non taglia il coltello. Quindi per la serie che possiamo registrare solo il cibo, registriamo il cibo. Comunque si stanno mangiando gli amici tutte le melanzane, io non ne ho assaggiato neanche una, eh. Vabbè, Rita ha portato la verdura, abbiamo tanta carne da arrostire, abbiamo Black Angus, abbiamo secreto iberico, abbiamo salsiccia. Mi dispiace che non posso filmare nessuno, dopo ci mettiamo il costume così vi salutiamo tutti quanti. Ma possiamo inquadrare solo il viso. Mamma, mamma. Non ça va? Le blanc là, non? Oui, Je sais plus, le blanc, celui-là. Voilà, oui. Si, ça veut dire ça, mais ils le disent. Comme elle dit. Oh, ecco qua. Dosso mante de sel, e che la tensione va a monter. Allora, un piccolo. Black Angus. E tu sai che quando sono solo. Ragazzi, forse riesco a farvi vedere tutta la tavolata, eh? Siamo ormai tutti coperti, siamo sotto il tavolo, dietro il tavolo. Questa è la tavolata. Un saluto ai Camperado, ragazzi, grandi. Siamo Oh, guardate quante cose abbiamo da mangiare squisite, tanta carne, il couscous, tanto vino buono. Una bella giornata. E in Italia ce qui vend le boucherie, c'è marcelleria. Sei stato bene anche il oggi, eh? Camperado Ah, è molto buono. Ti piace il Camperado, eh? Zucchero col primo caffè. Le du sucre avec le premier café. Quando ero piccola mi l'uovo con quello, che buono, Dio. Lo fai forte il caffè tu? No. No, di no. Oui, ma gli italiani dicono sempre no. Roberto. Siamo arrivati al dolce, ragazzi. Viennetta si chiama. Natta bagnato col whisky. Si sveglia, eh? Si sveglia. Bene, bene. Fresh. Ah, che bel bagnetto, ragazzi. Acqua ghiacciata, c'eravamo solo noi dentro. Però ci ha fatto bene, almeno ci siamo svegliati un attimo. Adesso ci riavviciniamo ai camper. Musica, forse una birra e basta, basta. Beh, ragazzi, sono le 6 di sera, finalmente siamo tutti vestiti. Adesso riaccendiamo la piastra e facciamo un altro po' di carne. Come dire, buono, è buono. Ultra, come si chiama? Lavajillas. Per lavare i piatti. Buono, eh? Sette di sera, ragazzi, non finisce più. Adesso arrostiamo un altro paio di bistecche. Abbiamo ancora entragna, un paio di ciuleton de vacca. E mangiamo. Prendiamo da mangiare, forza e coraggio. Prendiamo coltello, prendiamo un tagliere e mangiamo. Aspetti il capitano che si mette la caschetta. Buongiorno a tutti, amici. Buongiorno. Oggi vi faccio salutare da Rita immediatamente perché è già mezzogiorno e mezzo e Rita ha già prodotto due teglie di pasta al forno. Adesso usciamo fuori, pranziamo qua con Didier, con Rosetta e Tony. Abbiamo aperto il tendalino, oggi non è bellissimo, però vabbè, ce ne freghiamo. Il tempo è brutto, ma noi. Quindi, cosa ci mangiamo? Pasta al forno? Pasta al forno. Bistecche. Bistecche e insalata, semplicemente. Rosetta ha detto che comprava un dolce. Va bene, vino. Caffè, vino e. E basta. Bamba negra. E basta. Io la voglio. Certo. Facciamo pancetta, hamburger, capocollo e quella carne di Black Angus che ho comprato. Sì, fai un piatto senza esagerare. Sì. Ok. Black Angus, pancetta, un paio di capocollo e basta. Mettiamo due hamburger? E basta. E un hamburger per Davide, un pezzettino. Va bene, Rita, no, per non esagerare, c'è il dolce, certo. C'è la pasta al forno, c'è sempre certo. troppa conserva. Roba. Certo. E
facciamo un'altra grigliata un altro giorno. Guarda, tanto domani arrivano Vito e Caline, quindi dobbiamo rifare il barbecue. Ok, va bene. Ci facciamo di nuovo un po' di bistecchini, un po' di hamburger. Rosetta ha comprato un dolce. Rita ha fatto anche le lasagne. Mangiamo lì sotto, tranquilli. E passiamo un'altra bella giornata insieme. Oggi piano però col vino, eh. Ci beviamo un vino del Borgogna del 2018, Saint Véran. Demande de la Pierre. Oh, ci sono 17 gradi, siamo tutti vestiti, Didi è nudo. Oggi più relax, vedete ragazzi, adesso si siede Didi e si siede Tony. Tranquilli oggi. Oggi i propositi sono buoni. E quindi assaggiamo questo vino della Borgogna, forza. Assaggiamo. Scusate il boccone pieno, amici, ma che gusto! Molto gusto! Oggi molto bello, relax, tranquilli. Dai, dai, carne buona. Siamo arrivati al dolce, vediamo cosa c'è. Non ho idea, eh? No, ti vedi niente. Va, vediamo. Tutto per me. Vediamo cosa c'è di buono. Guardare e non toccare. No, no. Sempre belle giornate, amici, eh. Un bel po' di vino fresco, un bel po' di dolci, caffettino. Che camperado è, voilà, c'è la vita. La vita è come qui. Sì. La vita è come sa. Camperado è uguale. La vita è così a camperado. Ah, sì, magnifica. Rita. Ecco. Sempre Rita cerca però. Rita e Rita. Rita e no, Rita. Non devi stare un pochino magnifico. Sì. David, gran magnifico. E Rita. Merita. La cosa più bella è sempre Rita. La più bella cosa del mondo è Rita. Bellissimo pranzo anche oggi, amici, in compagnia. Bellissimo. Stati molto bene, mangiato, bevuto, dolci. Vino, bamba negra. Adesso stiamo facendo i piatti. Rita è andata a fare i piatti con Rosetta. Stiamo ritirando tutto e ci fermiamo, perché ogni volta che iniziamo il pranzo poi finisce alla cena. Invece bisogna stare un po' tranquilli per non star male. Non siamo più ragazzini. Adesso andiamo a filmare Rita che fa i piatti. Purtroppo oggi è nuvoloso, quindi non ci godiamo la spiaggia, ma ci siamo goduti un pranzo stratosferico con lasagne, con carne arrosto, con torte, cioccolati. Siamo stati bene. Devo Rosetta documentare che Rita lavora e voi guardate. Guarda, io tengo il rubinetto. Rosetta è la pompa. È sempre Rita che lavora. Vedi, e loro si girano le dita. Sì. Io non posso svogliare Rita. Come gli italiani. Gli italiani in 10 guardano e uno lavora. Guarda, io. Che brava Rosetta. Sei molto pampa, sì. E sei venuto a vedere cosa che facciamo. Curioso. Siamo pronti per la petanca. Siamo pronti per il torneo di bocce. 2 contro 2. Io e Davide contro Tony e Didier. Va bene? Va bene? Comunque, per la cronaca, io e Rita abbiamo perso 13-6. Adesso andiamo a fare un bagnetto. Morito? No. Ah, che bello. Beh amici, la chiudiamo così oggi con un altro pezzettino di pasta al forno. Io e Dado, Rita tisanetta. Oggi regolari, non abbiamo neanche esagerato, quindi ceno molto bene, tranquillo, mi bevo anche un bicchiere di vino a cena. Sono con la cuffietta perché mi sono tagliato barba, capelli, quando mi taglio i capelli ho sempre freddo.
Ci vediamo domani, amici. Poi arrivano anche altre persone a trovarci. Trascorreremo ancora qualche altro giorno qua in compagnia di questi splendidi amici e poi partiremo. Ma adesso buona cena a tutti e ci vediamo domani. Ciao Rita, a domani. Buonanotte, in TV domani. La nostra serie. Ciao, a domani. Buongiorno a tutti, amici. Giovedì. Vabbè, il numero è relativo. E poi non posso sapere tutto. Giusto, dato. Sì. Comunque giovedì, il tempo è incerto anche oggi. Dovrebbero arrivare a trovarci Vito e Rosa. Poi loro devono viaggiare, devono andare altrove, però passano da qui. E poi oggi paella di Didier, quindi ci ritroveremo di nuovo qui a mangiare, a bere. Ieri bevuto poco, mangiato bene. E poi niente, poi partiremo anche noi sabato, domenica, quindi rimaniamo altri due giorni, penso. E poi continua il nostro viaggio piano piano verso la visita di Davide, dopo la visita di Davide. Tutto nuovo per voi e per noi. E il tempo però non è dei migliori, ve lo faccio vedere e poi mangio. Qui i ritmi procedono o sono molto lenti. 9:30 del mattino, Rita sta iniziando ad allenarsi, Didier non ve lo posso inquadrare perché lo sapete, vive nudo, ma sta già preparando tutte le verdure e tutti gli ingredienti per la paella. La giornata non è bellissima, purtroppo, però non c'è mai vento e questa è già una fortuna. Speriamo si apra un po', che esca un po' di sole, che si sta bene, qua si può stare liberi al calduccio. Ma non è ancora periodo, è ancora presto. È ancora presto. Salute, anche oggi siamo qui riuniti, vedete, sempre i bicchieri e le due uniche persone vestite. Non posso mai filmare nulla, però ci siamo. Questa è la nostra tavolata. Amen. Stiamo facendo un piccolo aperitivo, un paio di bottiglie di vino. E poi abbiamo la bellissima paella, ma non posso filmare nulla. I piedi devo filmare. I piedi e basta. I piedi di Rita. No, è la paella di Didier. Questo è il pranzo di oggi. Gamberetti precotti da mettere alla fine. La paella sta andando, non si deve più toccare, la paella non si gira più perché deve fare una crosticina sul fondo. Ça pas trop vite pour le chien. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito e grazie a Didier per la paella. Da noi si dice buon appetito, grazie che me l'hai detto. Je pense que c'est ça. Rita, tu non? Neanche poco poco? No, merci. Non? Non, mais j'en aurais fait une, j'ai comme fait, j'ai regardé la recette. Ah oui, que moi j'ai pas mis de... Voilà. Toi t'as fait comme la pâte à crêpe. Ouais. Ci stavano chiedendo dove lavavamo la roba noi, dove la lavavano gli altri. Carol nel suo Mercedes hanno la lavatrice, guardate. Vedete? Nel gavone di fabbrica. E come si apre? Vedete? E hanno la lavatrice da 3 kg, piccolina, però possono lavare qualcosa, qualche mutanda, qualche calza. Certo non ci puoi mettere dei jeans o altro, però bello. 7:30 di sera, sono arrivati Rosa e Vito, adesso li faccio parcheggiare qua dentro e poi domani mattina ci spostiamo. Eccoli qua, con il loro camperone. Amici,
comunque per la gioia è arrivato Vito e Rosa. Ciao, ciao, un saluto. Dicevo, per la gioia è arrivata Rosa e non Vito. Chiaro. Domani mattina ci spostiamo insieme, facciamo 200 km, due orette e andiamo a trovare altri amici, stiamo qualche giorno insieme. Viaggio buono, Vito? Buono, viaggio buono, mare piatto, noi invece abbiamo trovato un mare pessimo. Pessimo. Vabbè, non era mossissimo, sì, però era... Era mossissimo, Davide, no. Era bianco come un cadavere. Era verde, non era bianco. Per fortuna stavolta è andata bene. Comunque andiamo a trovare Armando e Emanuela, che molti di voi conoscono già, e se fa qualche bella giornata possiamo goderci, anche loro hanno una bella casa con piscina, possiamo goderci un po' di sole, ma dubito che faccia belle giornate nei prossimi giorni. Vedremo. Due tranci di pesce spada, un po' di verdura cotta, spinaci, fritta tisanetta e relax. Ragazzi, ci vediamo domani. 200 km e ci parcheggiamo ad Almeria con Vito e Rosa. Due giorni. Buongiorno a tutti, amici. Buongiorno. Ciao, la Rita. Siamo quasi pronti per spostarci, dopo una settimana parcheggiati qua di fronte al mare è ora di rimetterci in moto. Andiamo verso casa di Ermanno e Emanuele, andiamo a trovarli con Vito e Rosa. Trascorriamo due giorni tutti insieme, così glieli presento. E nulla, poi siamo di nuovo liberi e soli, vedremo che fare. C'è sempre quel progetto in ballo, è ancora presto. Tanti di voi sono curiosissimi, presto lo sveleremo. Ci stiamo avvicinando prima a fare la visita di Davide e poi siamo liberi, come sempre, per 6 mesi, sino alla prossima visita. La Rita si sta preparando. Va bene, Rita? Bene. Poi salutiamo tutti e ce ne andiamo da qua. Siamo stati bene, eh? Sì, siamo stati bevuto, mangiato parecchio. Troppo di entrambi. Però vabbè, siamo stati molto bene. Belle persone, belle amicizie. Ma noi dobbiamo riprendere il nostro viaggio. Buongiorno. Stiamo in Spagna. Beh, comunque Rosetta, abbiamo trascorso delle belle giornate. Ci siamo divertiti. Abbiamo riso. Abbiamo bevuto poco. Potremmo fare di meglio. Mamma mia. Molto, Davide. Vabbè. Settimana passata. Gioli, bellinetta. Gioli, bellinetta. Ciao, piccolina. Ciao, guarda che bellina che sei, Giolinetta. Ciao. Quanto rimanete qui voi? Non si sa. Un mese e mezzo. Al caldo, perché se arrivano le belle giornate, sì, ve la godete la grazia. Ecco. E mi raccomando, Rosetta, nuda, eh? Impara da tuo marito. Adesso sì. Buon divertimento. Allì, ciao. Ciao. Fate buon viaggio. Grazie. Allì, a presto, ciao. Va bene? Rita è quasi pronta, Rosa è prontissima, buongiorno. Rosa, è pronta anche Rosa. Andiamo. Vito si lava faccia e denti e partiamo, ci facciamo un'oretta di camp. Vamos. 1:51, Vito è dietro con Rosa. Così arriviamo per l'ora di pranzo da Emanuela.